Il caso Coingas è entrato all'ordine del giorno sia a Palazzo Cavallo che a Palazzo di Giustizia. Ne parliamo con Luca Serafini, che è un collega del Corriere di Arezzo che si occupa anche del caso, insomma si occupa di giudiziaria da sempre. Buongiorno Luca. Buongiorno Diego, buongiorno a tutti. Allora, ci sono alcune novità, alcuni elementi che non erano emersi durante l'interrogatorio, diciamo, poi non so se correttamente si può chiamare interrogatorio quello di dicembre di Staderini presso il PM Rossi, credo si tratti più di una deposizione, di una verbalizzazione Sì. di alcune dichiarazioni rese al PM. Quali novità sono emerse invece durante l'incidente probatorio? Ok, intanto è proprio definirlo un passaggio, diciamo, di cristallizzazione delle cose che già di fatto si conoscevano attraverso quelle sommarie informazioni fornite da Staderini e dalle altre acquisizioni che erano avvenute sul suo famoso computer miniera di tanti file audio. Quindi il passaggio dell'altro giorno, 1° giugno, è servito proprio per rendere questi elementi e delle prove per questo processo. E intanto direi questo, Diego, che il 6 di luglio sarà una data importante perché lì intanto capiremo se tutto quella congerie di cose che sono venute fuori adesso, che riguardano anche l'amministrazione comunale, devono sfociare effettivamente in un processo oppure no. E per quanto riguarda Staderini, ci sarà subito la sentenza per stabilire se è colpevole di qualcosa oppure no. Ecco, l'altro giorno, diciamo, sono state Perché il quindi 6 luglio, messe. Luca, perché il 6 luglio, ricordiamo, è la data in cui il GUP si pronuncerà. È la data in cui il GUP si pronuncerà da un lato sui rinvii a giudizio di 11 persone tra i 13 imputati, 11 persone tra le quali sappiamo c'è anche il sindaco Ghinelli, l'assessore Merelli, altre figure importanti, mentre invece per Staderini, ex amministratore di Coingas, e per Bigiarini, un avvocato fiorentino, anche lui coinvolto nella vicenda, ci sarà subito la sentenza perché hanno chiesto il rito abbreviato, cioè a dire Ok, chiudere subito qui la questione con gli perfetto, elementi acquisiti. chiarissimo. Ok. Allora, nell'udienza dell'altro giorno ci sono stati dei passaggi importanti, in parte già noti perché nelle carte, nelle tantissime carte c'erano, come ad esempio la famosa cimice che Staderini ha detto di aver trovato un giorno nel suo ufficio in via Gino Cocchi, nella sede di Coingas. Lui si era accorto che alcune cose uscivano dal suo ufficio, non si spiegava come, e quindi fece fare una bonifica da una ditta specializzata e avrebbe trovato questa cimice che, a suo dire, portava, diciamo, l'audizione dei suoi colloqui proprio nella mensa destra. Lui qui ovviamente non ha elementi per dire chi era che l'aveva piazzata e chi ascoltava, però chiaramente lascia intendere qualcosa di riconducibile ai vertici di destra. Noi sappiamo che il presidente di destra è Macri, noi sappiamo che tra Macri e Staderini non correva buon sangue da un certo momento in poi. Sappiamo anche che nel computer di Staderini fu trovata dalla Digos anche una lettera a mo' di corvo che appunto Staderini voleva proporre alla procura tramite il consigliere del Movimento 5 Stelle Lepri, nella quale si elencavano tutta una serie di condotte attribuite appunto alla gestione Macri definita guascona. Quindi ecco, è stato messo diciamo a fuoco questo aspetto della cimice. Altro aspetto che è stato sottolineato con maggior decisione è quello di Scopelliti. Scopelliti chi è? Ex sindaco di Reggio Calabria ed ex governatore della regione Calabria, che ha avuto una serie di traversie giudiziarie anche di un certo rilievo. Ebbene, racconta Staderini, un giorno lui, andando ad un incontro con Macri, nel suo ufficio, si trova di fronte appunto questo Scopelliti, che doveva entrare in bazzica, diciamo, per un progetto pronto strade. Che cos'era? Doveva servire per dare operatività contenuti a questa Coingas, che è solo la cassaforte dei soldi di Estra, per dargli un qualcosa di operativo. Doveva servire questo progetto a fare dei lavori di pulitura delle strade nei comuni dopo gli incidenti stradali.
E quindi per questo c'era tutto un progetto, ovviamente finanziato, ovviamente con delle consulenze attraverso il famoso studio legale Olivetti Rason. Ci fu quindi questo incontro dove c'era Scopelliti. A distanza di breve tempo avvenne l'arresto di Scopelliti, e questo aspetto, insieme ad altri, indusse, così ha detto Staterini nell'udienza, l'amministratore a frenare verso il rapporto e con Macri, e appunto con quelli che sono un po', diciamo, i poteri che a suo dire stavano gestendo Coingas. Quindi ci fu un distacco, ci fu il tentativo da parte di Staterini, così lui la racconta, di poter dare autonomia a Coingas, che in teoria dovrebbe controllare Extra in quanto ne detiene le quote, ma lui diceva ne veniva schiacciata e pilotata all'inverso. Quindi, senti, questi sono, Luca, questi sono degli elementi appunto di novità. Poi ovviamente per quanto riguarda Coingas, quale società, se ne potrebbe parlare molto dal punto di vista tecnico, perché la storia risale già a molti anni fa, e i tentativi, insomma, di ricollocare Coingas all'interno di una logica diversa, quindi magari anche facendo dei servizi, era già da molto tempo che se ne parlava, ma non è mai stato trovato un passo per poter essere qualcosa di diverso da quello che è ora, cioè il detentore per i comuni appunto delle quote di Extra. Senti, che cosa secondo te potrà essere di interesse nei prossimi mesi? Quali potrebbero essere le conseguenze politiche, diciamo, di questo caso? Senti, intanto noi abbiamo visto come nella fase più acuta, quella in cui uscivano anche le intercettazioni, piuttosto anche pepate, eccetera, e ci si incamminava verso le elezioni ultime amministrative, la cosa non ha spostato assolutamente nulla in termini di consensi. Noi troviamo il sindaco Ghinelli, che fu confermato come candidato dall'alleanza di centrodestra e che ha ottenuto il consenso ampio della cittadinanza. Lo stesso Merelli lo troviamo in giunta, lo stesso consigliere Bardelli, che è tra anche lui gli imputati. Ovviamente siamo in una fase molto preliminare dove non c'è nulla per poter dire che abbiano commesso qualcosa, è in consiglio comunale. Lo stesso abbiamo Scortecci, presidente di Coingas, attuale amministratore, cioè, e lo stesso anche Lorenzo Roggi alla guida di Arezzo Casa. Quindi diciamo che intanto il tra virgolette scandalo Coingas non ha avuto nessun tipo di ricaduta sulla politica. Che cosa può adesso avvenire? Intanto dovranno essere queste ipotesi d'accusa dimostrate, e la difesa credo abbia comunque buone argomentazioni per controbatterle. C'è una eventualità legata alla condanna già in primo grado, qualora dovesse avvenire, per il sindaco, ma solo in un determinato modo e per un determinato reato, che potrebbe a quel punto bloccarlo come operatività, e a quel punto scatterebbe, se ne è parlato in passato, la sua sostituzione momentanea con il vice sindaco, in questo caso Lucia Tanti. Però stiamo parlando di uno scenario molto, molto virtuale, ipotetico. Certo. Ancora questi sono ovviamente scenari tutti che prevedono che succeda una cosa, che poi ne succeda un'altra, che poi ne succeda un'altra ancora. Quindi siamo nel campo ovviamente delle ipotesi. Certo. Però secondo dimmi. Luca. No, ti volevo dire, discorso diverso è per l'immagine che ne esce di questa società controllata comunque dal comune, dal punto di vista etico, del buon gusto, del modo di gestire le cose, perché voglio dire, nell'ultima udienza, aspetto che questo forse anche per motivi di opportunità non tutti hanno ben sottolineato, veniva fuori questo uso quasi da bancomat della SPA dei comuni, ad esempio quando ci fu l'esigenza di assoldare un'avvocatessa, questo sostiene l'accusa, di Firenze, per poter gratificare il direttore di un'autorevole blasonata testata giornalistica regionale, in modo che potesse garantire della buona stampa, della buona informazione
riguardo al sindaco Ghinelli. Quindi dopo magari verrà fuori che non è perseguibile questa cosa, che non si tratta di peculato, come invece adesso la procura ritiene. Però ecco, ne escono fuori delle situazioni un attimino così che possono far riflettere, come anche probabilmente non sarà facile dimostrare che fu corruzione tutto il passaggio legato alla nomina presidente di multiservizi di Amendola con l'aiuto economico presunto a Bardelli, no? Anche sì, lì, poi tra l'altro anche lì poi l'aiuto in realtà non c'è mai stato e non si è concretizzato, quindi appunto, anche lì rimaniamo proprio nel campo delle pure ipotesi. E la nomina poi sappiamo che è una nomina politica che ovviamente non fu imposta da Bardelli al sindaco, il sindaco aveva piena autonomia per farla e faceva poi parte di una logica spartitoria perché spettava la quota Forza Italia eccetera. Però ecco, quindi per dire. Sì, poi Luca, ovviamente no, poi si potrà continuare a parlare del fatto che la politica non dovrebbe fare le nomine delle partecipate, ma lo dicono sempre tutti, poi lo fa chiunque, centrodestra, centrosinistra. Quindi è una cosa che ormai è assodata. Sotto certi punti di vista, a me non sembra nemmeno così strano che la politica nomini persone di fiducia nelle aziende partecipate. Strano è se queste persone magari non sono in grado di gestire le aziende partecipate. Strano, secondo me, Luca, poi per concludere, che comunque tutto quello che decideva Coingas passava dall'assemblea di Coingas partecipata da tutti i comuni, quindi cioè. Esatto, quindi intanto diciamo che Coingas fa comodo a tutti i comuni, perché come dicevamo prima è la cassaforte dei dividendi di Estra, che sono ricchissimi, che sono milioni, che ogni anno a pioggia, magari ovviamente ripartiti in proporzione alle quote che ogni comune ha, arrivano nei comuni. È vero che i comuni adesso si sono messi tutti parte civile perché vogliono capire se effettivamente c'è stata una malversazione di questo circa mezzo milione. Però diciamo che in quella fase lì non ci fu un'aggressione o comunque una contestazione. Questa venne fuori, lo sappiamo, dai revisori dei conti che misero gli occhi su questo flusso di consulenze ritenute un po' abnormi e fuori luogo e insomma forzate. Quindi ecco, e altrettanto io vorrei dire questo, Diego, che quando si parla anche della nomina di Francesco Macri da consigliere comunale a membro del CDA di Estra e poi presidente, e anche questa è una dei filoni no, che sappiamo riguardano sia il sindaco che gli altri, lo stesso Macri, va detto che pure lì Estra e tutti i suoi soci delle altre province, senza battere ciglio, approvarono questo percorso ritenendolo corretto. Invece noi sappiamo che per la procura questo non era. Bene. Quindi ecco. Grazie Luca per l'estrema chiarezza con cui abbiamo trattato un tema estremamente complesso. Ti rinvito, intanto ci sarà martedì prossimo, giusto, un altro appuntamento, immagino, l'ultima. Martedì 8 c'è l'ultima. Praticamente martedì parlerà il pubblico ministero, che sappiamo è il procuratore Roberto Rossi, e quindi le parti civili, diciamo è la discussione dell'udienza preliminare. La Bene. Settimana dopo ci saranno le difese. Perfetto, grazie mille Luca, grazie buon lavoro, Diego. Grazie ancora e buona giornata. Ciao Diego.